Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo, 21 luglio 2019. Oggi inizierò a parlarvi di un nuovo prodotto che si chiama Lab Box. È una tank daylight che permette di sviluppare senza usare né la camera oscura né la changing bag per il caricamento della pellicola, sia le pellicole in formato 24-36 che le pellicole in formato 120. Guarda invece il test che faremo sul formato 135, la pellicola è sempre una Arsi Mago 320 ISO che ho caricato su una delle macchine che io amo di più al mondo, che è la Horizon 202. Cominciamo con inserire la guida per il formato 135 nel suo alloggiamento. Inseriamo la spirale, chiaramente con la sua pinza messa in modo corretto, in questo modo, in modo che si lega la scritta Lab Box. La inseriamo all'interno, questo lo mettiamo dopo, la inseriamo all'interno della tank, fino sul fondo, poi chiudiamo qua in questo modo, in modo da bloccare questo movimento, mettiamo la guida in posizione, così, la guida così è perfettamente in posizione, prendiamo la nostra pellicola che abbiamo preventivamente tagliato, la facciamo passare al di sotto di questi due di queste due parti in acciaio, perché qui sotto c'è poi la taglierina che andrà a tagliare la pellicola, prendiamo la nostra guida, agganciamo nella parte più centrale del negativo, in questo modo. Così. Adesso, se la pellicola fosse una pellicola da sviluppare, chiaramente dovremmo chiudere la Lab Box in questo modo e non aprirla più fino a sviluppo terminato. Quindi cominciamo a girare. A differenza delle tank normali, la Lab Box, come anche precedentemente la Rombinax, inizia a caricare la pellicola dalla parte interna della spirale verso la parte esterna della spirale. La pellicola 135-36 posi lunga 1,65 m. Andiamo avanti a caricare, vedete che questa parte si solleva, questo significa che la pellicola si sta spiralando perfettamente, vedete che si è sollevata la pellicola, quindi siamo alla fine. Chiudiamo per metterci proprio nelle condizioni di lavoro, questo pulsante che è quello deputato alla taglierina, separiamo la pellicola dalla spirale per poter poi chiaramente ruotare la pellicola, separiamo la pellicola dal rocchetto per fare in modo poi che questa possa girare e possa lavorare in fase di sviluppo. Quindi mettiamo in tensione la pellicola, tagliamo, abbiamo separato la pellicola dal rocchetto. Questo è il nostro rocchetto libero, finalmente, e adesso andiamoci a guardare come leviamo questa parte qui e andiamo a vedere come è stata spiralata la pellicola all'interno della Lab Box. Un secondo, la mettiamo in posizione di estrazione, ecco, vedete, la pellicola è stata spiralata perfettamente fino a ha iniziato a spiralare dalla parte centrale, quindi all'opposto delle spirali tradizionali, tank e via dicendo, e ha spiralato perfettamente ed è pronta per essere sviluppata. Non questa pellicola, perché questa chiaramente è una pellicola di prova. E adesso sviluppiamo una pellicola vera. Bene, allora partiamo con lo sviluppo. Quindi useremo lo sviluppo monobagno della Arsi Mago, che si compone di due parti, parte A e parte B. Sono 300 ml di parte A e 300 ml di parte B. 300 di parte A e 300 di parte B, e si può lavorare in due modi: o si mescolano completamente a fare 600 ml di sviluppo per poter sviluppare circa 15 pellicole. Tenete presente che il monobagno, oltre allo sviluppo, contemporaneamente fissa la pellicola, quindi è appunto monobagno.
Oppure si può diluire, quindi due parti d'acqua, una parte di componente A, una parte di componente B e diventa one shot. Io direi di andare per il one shot. A noi, visto che faremo una rotazione continua, all'interno della lab box servono 300 ml di soluzione completa, quindi noi metteremo 150 ml di acqua del rubinetto, aggiungiamo della parte A 75 ml di soluzione, magico Victorinox, eccolo qua, apriamo la confezione cercando di non aprirci anche qualche arteria, ok, apriamo la soluzione A, quindi prepariamo 75 ml di soluzione A, 50, ok, questi sono 75, ci mettiamo il suo simpatico tappo alla soluzione A, mettiamo la soluzione A nell'acqua, poi prepariamo 75 ml di soluzione B, di nuovo magico Victorinox, apriamo la confezione, anche qui con un certo rispetto per il nostro sistema arterioso e venoso, 75 ml di soluzione B, ok, tappiamo, aggiungiamo e qui abbiamo il nostro monobagno, in questo caso avendo usato appunto anche l'acqua è un monobagno one shot e siamo arrivati ai nostri 300 ml. Prendiamo l'estrattore, prendiamo la nostra pellicola, la nostra Imago 320 già esposta con la mitica Horizon 202, estraiamo la coda della pellicola come di consueto, inseriamo la prima linguetta, 4 clic, 1, 2, 3, 4, inseriamo la seconda linguetta, giriamo, estraiamo la coda, prendiamo le nostre forbici, rimettiamo via il magico Victorinox, tagliamo la coda della pellicola, inseriamo la pellicola all'interno della lab box, prendiamo la nostra spirale, la inseriamo all'interno della lab box, la assicuriamo con il suo tappo rotante, prendiamo la nostra guida che ci serve poi per portare la pellicola all'interno della spirale, agganciamo la coda della pellicola, agganciamo la coda della pellicola possibilmente nella parte più centrale possibile della agganciamo la pinza d'acciaio nella parte centrale della pellicola, ok, qui direi che siamo pronti, vedete che è in posizione, adesso chiudiamo ma per sul serio, cominciamo a girare fino a caricare il nostro 1,65 m di pellicola, questa volta esposta all'interno della lab box. Ok, siamo arrivati alla fine perché è in tensione. Allora, mantenendola in tensione, prendiamo la levetta della taglierina e tenendo la pellicola in tensione tagliamo. Vediamo se abbiamo tagliato. Magico, abbiamo tagliato. Bene, allora adesso siamo già praticamente senza punto di non ritorno, oddio, potremmo andare in camera oscura a verificare che la pellicola si sia correttamente
avvolta nella spirale, eccetera. Oggi facciamo finta di essere degli ottimisti, vediamo se la pellicola esposta stamattina con la Horizon 202, sviluppata nel monobagno di Arsimago, pellicola Imago 320 ISO, farà o non farà il suo dovere. Ok? Pronti, si parte. Bene, allora il nostro cronometro è pronto, quindi questo sviluppo monobagno diluito che diventa one shot, mentre non diluito può sviluppare 15 pellicole consecutivamente, lo inseriamo all'interno della lab box e cominciamo. Ok, facciamo partire il nostro cronometro, iniziamo a girare e signori, ci vediamo fra 10 minuti. Ok, allora sono passati quasi 9 minuti dei 10 che ci siamo prefissi di fare per questo monobagno diluito in acqua dell'Arsimago su pellicola 320, sempre Imago, perché stiamo lavorando in agitazione continua in lab box con 300 ml di soluzione anziché i 490 necessari per fare invece delle rotazioni intervallate tipo 1 ogni 30 secondi come nelle tank normali. Siamo a 9 minuti e 22 secondi. Che Dio ce la mandi davvero buona, perché abbiamo fatto come sempre una fatica inane per scattare le foto con la Horizon 202 stamattina, non abbiamo giocherellato. 9 minuti e 50 secondi alla fine del trattamento, che come spiegavo, essendo monobagno, include e lo sviluppo e il fissaggio, quindi poi basta un blando lavaggio, la pellicola è pronta per essere stampata. 9 minuti e 55, tra l'altro non siamo proprio a 20 gradi, siamo più parenti dei 23, ma sempre meglio un iper sviluppo che un ipo sviluppo a casa mia. Ok, allora rovesciamo la soluzione, che a questo punto, essendo one shot, verrà poi avviata per essere ricondizionata. Mettiamo un po' di acqua per un lavaggino iniziale, per esempio un 250 rotti millilitri di acqua, anche per non sporcare il frac quando apriremo la lab box. Ok, sciacquatina, questo lo possiamo arrestare, un minuto di sciacquatina, di risciacquo in acqua del rubinetto. Anche lei è sui 22-23 gradi. Io non so se ha fatto più fatica, era più teso Armstrong quando è sceso dalla scaletta e ha messo il primo piede umano sulla luna che è il sottoscritto a fare questa sperimentazione lab box oggi. Allora, 40 secondi sono passati, quindi direi che anche questa parte di acqua la possiamo defenestrare di questo lavaggio, che ripeto è più che altro per non sporcarci con la chimica, che è un lavaggio operativo. Mettiamo ancora un po' di acqua, ecco l'acqua come esce, come entra nel Titanic e come esce dalla lab box. Un'altra girata. Beh, a questo punto bando alle chance, bando alle ciance. Signori, apriamo e vediamo cosa abbiamo combinato. È il momento della verità. Allora, la pellicola è stata sommariamente risciacquata, poi rifaremo un risciacquo più approfondito. Ok, leviamo d'attorno questi oggetti che non servono, apriamo la lab box. Intanto la bella notizia è che la pellicola si è spiralata perfettamente dal fondo della spirale alla parte terminale, quindi si è spiralata correttamente. Questa è la nostra pellicola
Imago 320, il nostro rocchetto a cui la pellicola è stata amputata dalla taglierina, leviamo l'induttore, chiamiamolo così, svitiamo fino a liberare la nostra beneamata spirale. Io abbiamo sempre paura di rompere le cose, perché quando le cose sono nuove si rischia sempre di romperle. Ecco, abbiamo staccato, estraiamo la spirale. Il momento è topico, come si dice fra i ratti. Mi piacerebbe farvi vedere un po' meglio, quindi usiamo un qualcosa di bianco, per esempio questa scatola. Adesso il nostro cineoperatore si avvicina leggermente, se o rifocheggia, facciamo una pausa così fa una rifocheggiatura, non ce n'è bisogno. Ok, allora la pellicola è correttamente sviluppata. Questa, vedete il fotogramma 24x58 mm della Horizon, è correttamente sviluppata, correttamente fissata e quasi correttamente lavata. Signori, la lab box, quantomeno la lab box con l'unità 135, ha funzionato insieme al monobagno Arsimago e insieme alla pellicola Arsimago 320 e insieme alla Horizon 202 e insieme alla Fortuna che ci ha gravemente assistiti durante tutta la giornata, ha funzionato perfettamente. Nella prossima puntata proveremo a sviluppare una pellicola sempre 320 Arsimago con l'unità 120. Signori, alla prossima e buona domenica e buon cinquantenario dell'allunaggio del 21 luglio 69 sulla Luna dal vostro quasi affezionatissimo Gerardo Bonomo.